bambina innamorata, sparazzata sognata, sul cuore addormentata, e sorridevi tu. Bambina innamorata, la bocca t'ho baciata, quel bacio ti ha destata, non lo scordare più. M'hai detto t'amo, voglio il tuo amore, risposi t'amo con tutto il cuore. Davvero niente di grave, dottore? Oh, niente di grave, signora. Una leggera infiammazione alle corde vocali, ecco tutto. Dunque, vediamo un po'. Allora, un cucchiaino ogni 8 ore, vedrà che in breve tempo, comunque signora mi raccomando, cerchi di parlare il meno possibile, di non cantare e soprattutto di non gridare. Non gridare, no dottore, io non posso fare a meno di gridare, sa? Come non può fare a meno? È un fatto nervoso. Un fatto nervoso, e quando le succede? Quando... Oh dottore, guardi, non lo dire neppure alla mia mamma, sa? La mamma forse no, ma il medico è come un confessore, almeno così dicono tutti, eh. Ebbene, io urlo quando mio marito mi fa certe tenerezze, capisce? Ah, ho capito. E lei non può farne a meno? Non ne posso proprio fare a meno, è un fatto nervoso. Ah, ho capito. Beh, è divertente, insomma. Ah, mica tanto, no. Sa? No. Pensi che tutte le notti sveglio il caseggiato. Tutte le notti? Già. Complimenti, signore. Complimenti anche a suo marito. Ma è una cosa spiacevole. In 2 anni abbiamo traslocato 8 volte, puntualmente, ogni 3 mesi ci mandano via. Ho capito, per schiamazzi notturni. Già. Ma adesso mi rendo conto della condizione delle sue corde vocali, sa? Che vuole fare? Dottore, mi dica cosa posso fare per non gridare? Sì, ora riposo in una località termale tipo Fiuggi, per esempio. E poi sarebbe molto facile dire cosa non fare. No, dottore, guardi, preferisco continuare a fare i traslochi. Io e mio marito ci adoriamo. Certo, che la vera, unica, perfetta felicità è l'amore coniugale, certo. Perfettamente d'accordo. Certo, certo. Lei è sposato, dottore? Oh, sì, felicemente da 5 anni. Benissimo. Ma signora, sente gridi in che le parli. Sì. Svegli il vicinato, il palazzo, il condominio. Certo, le costerà forse una laringite vita naturale durante e l'abbonamento ad una società di trasloco, ma almeno sarete felici. La sua ricetta, eh? Grazie molte. E allora ci vediamo fra 8 giorni per il controllo. Certo. No, mi scusi, fra 3 settimane. Sa, oggi parto per Montecatini con mia moglie. Va benissimo, fra 3 settimane, così anche sarò tornata da Fiuggi. Certo, bene. Faremo una bella visita. Dottore, per il suo disturbo. Ma si figuri, signora, faccia lei. 1000 lire vanno bene? Signore, ho detto faccia lei, ma da 2000 in su. No, scusi, venga a 2000. Grazie. Ambrogio! Desidera, signora. Accompagna la signora, eh? Senza. Arrivederla, signora, tante cose. Arrivederla. Prego, da questa parte. C'è il signor Massimo Mondello. Fa l'accomodare. Falla aspettare, per piacere, ho da fare ancora una cosa. D'accordo. Angelica! Angelica! Arrivo, un attimo! Mamma mia! Arrivo! Tesoro! Che vuoi, amore? Che bella che ho al mondo! Oh sì, Luciano! Che bella cosa il matrimonio, guarda. Oh sì, peccato che non sia completo. Hai ragione, sì, manca giusto un bambino per essere completamente felice. Papà! Ma mamma! Che potessi avere un bambino! Certo. E che fosse tuo! Come che fosse mio? E dovresti avere un bambino che fosse un altro! Ma cosa dici, dai? Non vedo l'ora di essere a Montecatini! Ma devi avere pazienza, partiremo poi, se no. L'altro giorno in casa dei Rossi dicevano di una signora che era stata 15 anni senza avere un bambino. Succede. E poi è andata a Montecatini e tac, ne avuti 6! Durante la cura. Ma sono scherzare, lo so, non è fiducia. Ma non è che non fiducia, sai, mi umilia. Che cosa? No, però abbiamo. Mi umilia un po' il fatto che, per avere dei bambini bisogna perdere l'acqua. Ma con te non si può mai scherzare. No, lasciami, devo andare a cambiarmi. Dammi un bacio. Ma no, mi consumi tutta. Capirà, consumo. Ambrogio! Ambrogio, signore, fa entrare il signor Mondello.
senza male. Prego, se si vuole accomodare. Grazie, grazie. Accomodi Massimo, accomodi. Allora, tu disturbo nervoso? Sì, eh? Sì, sono agitato, nervoso, io non dormo. Io, quella vicina ti ho dato ieri. L'ho presa ieri sera prima di andare a dormire. E non è dormito? No, ma che? È un sonnifero che atterrava un cavallo. Oh, atterrava il cavallo? Sì, è una nuova cura che sto sperimentando su di te. Scusa, ma perché voi le cure nuove le sperimentate sui malati? Perché noi vuoi che le sperimentiamo sui sani? Hai sperimentato su di voi, non ho capito. No, tesoro, è troppo pericoloso. Dammi il malattia, fammi vedere queste cose. Oh, senti, per essere giù di nervi, tu hai un aspetto meraviglioso, magnifico. Comunque, per curiosità, questa sera raddoppia la dose. Se vuoi la posso pure triplicare. No, basta di ripetere. No, dico, se hai qualche altro esperimento da fare, fai pure senza complimenti, Grazie. Così almeno se ci rimetterai la pelle avrai la consolazione di essere un bravo. Grazie. Buona giornata. Sì. Era il dottor Rossi che ha telefonato. Ah, sì. Dice che non aspetta. Ho ragione, maestro. Senti, telefona e digli che sto uscendo adesso di casa, Ah, un'altra cosa, aiuta la signora a fare le valigie. E poi falla venire di qua. Massimo, scusa, vado e torno, tanto è qui vicino. Mamma mia, ti terrà compagnia Angelica, dai. Ma io non vorrei disturbare. Ma per carità, ne sarà felice Angelica, no? Ma stai andando per un consulto? No, è un collega che sta sperimentando una nuova medicina su una vecchia marchesa e ha invitato noi amici per verificare gli effetti collaterali. Vai, non ti preoccupare, vai pure, tranquillo. Vuoi un bacio, amore? Sì! Signor Massimo, scusi, credevo fosse mio marito. Non la prego, signora, me lascia almeno l'illusione. Ma cosa dice? Mio marito dov'è? Ma non lo so, è andato a mandare all'altro mondo una vecchia marchesa. Ma, signora, visto che siamo soli, mi lasci di dire le parole che da tempo bruciano qua sulle mie labbra. Io l'amo, signora! Ma che cosa fa? Ma si rialzi, andiamo, si ricomponga, che ricomponga! Ma signora, ma lei lo sa che per causa sua io rischio tutti i giorni la vita! Lei rischia la vita per me? Sì, facendomi curare da suo marito una malattia che non ho! Un esaurimento nervoso ribelle! No, niente affatto, una stratagemma per vederla tutti i giorni! Ma inaudito! Signora, ma io l'amo! Ma io no! Ma oggi, ma domani chissà? Né oggi, né domani, né mai. Amo mio marito e basta. Ma non è una buona ragione, via. Ah no? Allora le darò un'altra ragione ancora più buona. E sentiamo. La trovo brutto. Non mi piace per niente. Brutto io. E poi? Stupido. Oh, e poi? Vanitoso e ridicolo. Lei non mi piace affatto. Non ci credo. No, lei deve credermi. Signora, mi ascolti? Tutte le donne sposate a cui l'uomo fa la corte attraversano tre fasi come la luna. Prima fase, la signora si indigna, si irrita, dice cose che non pensa. Ebbene, la fase attuale. Seconda fase, poi la signora si commuove di fronte a un amore così unico, così straordinario. La signora si arrende, rimpiangendo amaramente di non essersi arresa prima. Bene, adesso io le consiglio quindi di arrendersi subito. Così si risparmia il pentimento postumo e un sacco di altro tempo ancora. Guardi che mi sta seccando. È nel suo diritto, questa è la prima fase. Preferisco ridere. E rida pure, tanto io aspetto la terza. No, io non ho intenzione di aspettare la terza fase insieme a lei. Vado a finire di fare le valigie. Ma perché fate? Per Montecatini con mio marito vado a passare le acque. Arrivederla. Oh. A Montecatini. Se ne va a Montecatini col marito. Quasi quasi ci vado pure io e sarà pure il marito a mandarmi. Ma poi, ma perché si fa passare le acque con i catini? Il domestico del medico dovrebbe saperlo, sanno sempre tutto. Ambrogio? Desidera, signore. Uè. Ma come ti sei conciato? Veramente, stavo preparando... Stavo preparando il menù per stasera. Senti un po', Ambrogio, ma tu sei da molto tempo al servizio del dottor Tedeschi, vero? Sì, da quando il dottore esercita. Bene, e avrai sentito parlare chissà quanto di Ho letto tutti i libri del dottore. Bello sapersi. Eccoti 500 lire. Scusi, ma prendo la metà esatta del dottore. No, è un buono sapersi. Eccotene altri 500. Grazie. Non è per vantarmi, ma ho salvato un sacco di malati che il dottore non sapeva come curare. Bravo! In che parte del corpo è malato, signore? No, Ambrogio, non è per... sto benissimo, non è per una di che si tratta allora? Un'informazione. Dica.
Hai sentito parlare delle acque di Monte Catino? Sì, acque sodiche, iodiche, leggermente fangose. E di un po', che malattie curano? Danno ottimi risultati nell'artrite, nella gastrite, nella sterilità. Sterilità, hai detto? Sì. Bene, 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 bene. Scusi, se non c'è altro... No, no, grazie, 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 vai pure. Io volevo entrare, bisogna aspettare, un attimo. Ma la ricordo tutte le cose. Sono un amico, anzi, un paziente. Il dottore è uscito? Sì, il dottore è uscito. Oh my God. Guardi che se vuole, nel frattempo può finire pure dei servizi del dottore. No, io volevo parlare con il dottore. E le costerebbe pure meno. Io ho detto no. Faccia come le pare, io vado via. Grazie Ambrogio, buona giornata. Non c'è di che, è stato un piacere, signore. Forse il domestico può dare me information. Hey man, please come here. Signora? Prego, venire qua, voi non avete capito. Questi sono $10. Ah, mi dispiace, signore, ma non ho il resto. Ah, don't worry, possiedo più dollari in mia tasca che voi capelli in vostra testa e in testa tutta vostra famiglia. Miliardario? Yes, miliardario, yes. Ho un cliente miliardario. Prego, si accomodi! Sì, ma io avere poco tempo. In che parte del corpo? Il mio signore, ma voi adesso ascoltate me. Sì, signore. Il dottor Tedeschi ha una moglie, una wife? Sì, da 5 anni. Very well. E la signora Tedeschi is a young, giovane? Oh sì, molto giovane. Very well. E lei è bella? Oh sì, è proprio una Venere. Oh, I love Venus. Ok, io tornare quando il dottore essere qui. Il dottore non può tardare. No, ma io non avere tempo. Business is business. Devo dire qualcosa al dottore? Non una parola, altrimenti... Beh, non da quella parte, signore, per di qua, ecco. Ah, finalmente tocca a me. Ho il piacere di parlare col dottor Tedeschi? No, Jonathan Braxton di Dallas. Miliardario. Fortunatissimo. Nice to meet you, bye bye. Ma il dottore? Prego, se si vuole accomodare ad aspettare il dottore. Aspettare, sembra aspettare, sono 2 ore che aspetto. Appena viene il dottore mi annunci, gli dica c'è il colonnello Mario Locascio. Di Palermo, immagino. Perché mi chiamo Locascio? Sì, appunto. E invece no, guarda caso io sono settentrionale. Oh. Sono di Salerno, se lo metto bene in te. Scusi, scusi, signore. Ecco, il dottore è tornato. Ah, era ora finalmente. Hai finito con le valigie? Sono tornato, Ecco, carsi. Ecco. Oh, il signor Mondello è andato via? Sì, il signor Mondello è andato via. Il signore è un cliente. Oh, mi scusi, Ma prego. Sono stato trattenuto al capezzale di una vecchia marchesa. Ma che somiglianza? Con chi? Con la vecchia marchesa? No, con suo zio, il colonnello Tedeschi. Ma perché lei ha conosciuto mio zio? Oh, perbacco! Suo zio è un mio vecchio compagno d'armi. Ah, ci conosciamo sin dai tempi dell'accademia. Ah. Oh, ma mi scusi tanto, non mi sono ancora presentato. Colonnello dei Bersaglieri Mario Locascio, già comandante del glorioso 17° Reggimento Truppe Coloniali. Piacere. Locascio, che di Palermo forse? No, dottore, io sono settentrionale, questo scherzo del mio cognome mi perseguita da quando sono nato e mi sa che mi perseguiterà fino alla fine dei miei giorni. Che scherzo, mi scusi me. Io mi chiamo Locascio e tutti appena sentono Locascio dicono di Palermo. Ah. E invece no, io sono settentrionale, sono di Salerno. Mi scusi, non era l'intenzione. Lasciamo perdere il mio cognome e veniamo a suo zio. Sì, allora, l'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto Locascio. Se la tua vecchia carcassa si dovesse arrugginire, vai pure a Roma a trovare mio nipote, quello ti metterà a posto. Ecco qua. E quindi la sua vecchia carcassa... No, no, me la prego. No, mi scusi. Oddio, non mi ha neanche invitato a sedersi. Prego, prego. Grazie, grazie. Prego. Oh, ecco. Allora, mi dica, colonnello, che c'è? Lo stomaco che non va? Dottore, io divoro le ostriche, le cozze e qualche volta pure i cannolicchi e i fasolari con tutto il guscio. Ardio. Un po' di reumatismi, un po' di gotta. Non so manco cosa siano. Mi scusi, colonnello. Dottore, sono un po' imbarazzato perché il mio malanno è un po' delicato. E perché mica? No? Dottore, io non sono più il baldo combattente di una volta. Cioè? Mo mi spiego. Allora, in tutti i posti in cui io sono stato di guarnigione, sia in Italia, sia nelle colonie, mentre i miei commilitoni passavano il tempo libero a giocare d'azzardo, a ubriacarsi, dottore, io passavo in rassegna tutte le donne della città e con le più belle, tutti i giorni, facevo le grandi manovre, almeno con 3 ragazze, tutti i giorni. Complimenti, non proprio tutti i giorni, tranne la domenica. Vabbè, la domenica ci si riposa, su. No, la domenica e le feste comandate il doppio. Aspetta, complimenti, veramente. Però, caro dottore, da un po' di tempo a questa parte, io non so cosa mi stia succedendo. È perché al primo assalto.